oggi tutto sommato il sole sta tenendo e un pizzico di fortuna ci vuole. Ci troviamo a Viva il Verde nel territorio di Bedizzole e siamo in compagnia degli organizzatori di una bella manifestazione con tema vegano, insomma, rispetto per gli animali, ormai è una tendenza in voga e molte persone, giovani e non giovani, si stanno avvicinando a questa tendenza. Quindi ci sono tanti espositori, qui abbiamo gli organizzatori che sono Joseph Benoni, che è presidente appunto dell'associazione RLM, dico bene, Radio Live Music, e abbiamo invece Barbara Bacca, che è vicepresidente, con lei che si è un po' prodigata a organizzare, a mettere insieme insomma tutti questi espositori, queste persone che insomma producono prodotti o commerciano in tema vegano. È giusto, è così? È la prima edizione questa? Sì, è la prima edizione di Veniamo in Pace e l'obiettivo della manifestazione è parlare del tema del vegano, ma nella prospettiva di una migliore salute della collettività, oltre che naturalmente andare a toccare anche quello che è l'aspetto etico della questione, ma di un'etica che non va vista solo come, diciamo così, un estremismo, un'attenzione esagerata nei confronti degli animali, ma come rispetto della vita a 360 gradi. C'è un termine che si utilizza spesso, che è quello dell'antispecismo, un termine che è connotato in maniera negativa, ma che, se applicato nella sua natura più profonda, invece è etico proprio a 360 gradi, perché coinvolge tutto quello che è l'accoglienza nei confronti della vita in qualsiasi sua specie, in qualsiasi sua forma e livello di abilità. Tant'è vero che oggi la nostra manifestazione è associata ad una raccolta fondi per l'associazione Il Faro di Bedizzole, che aiuta le famiglie con congiunti familiari portatori di disabilità. E quindi vogliamo lasciare un messaggio fondamentale di attenzione alla vita, perché in ultima analisi la vita porta vita e il rispetto per la vita porta benessere, attenzione e accoglienza per tutti. Questo è il messaggio fondamentale di questa giornata. Joseph Meloni, insomma, l'abbiamo già conosciuto, DJ, nonché fondatore appunto di RLM, Radio Live Music, una radio che è sul web da tanti anni e tra l'altro insomma una pagina Facebook molto nutrita con 25.000 mi piace, fans, si dice così. Joseph, oggi una bella manifestazione, insomma un percorso di eventi che la vostra associazione sta portando avanti nel rispetto in questo caso anche della natura, degli animali eccetera. Esatto, ti ringrazio per essere venuto, per essere qui insieme a noi. L'associazione sta portando avanti tanti eventi, come tu hai ricordato. Questo è un evento molto importante al quale noi crediamo molto e ci tengo a ringraziare proprio Barbara Bacca pubblicamente, perché l'impegno è stato veramente enorme. E Barbara Bacca, tra l'altro, da anni con successo, e quando si parla di successo si parla di ascolti, quindi è uno dei programmi più ascoltati della nostra radio, conduce un programma, una trasmissione che si intitola L'Urlo Animale. C'è anche una pagina ufficiale Facebook L'Urlo Animale, c'è anche un sito ufficiale l'urloanimale.org, se non ricordo male, esatto. È una trasmissione molto interessante che va in onda ogni martedì sera dalle 20 alle 21, anzi magari invito proprio Barbara magari a fare due parole per descrivere un po' il programma. Grazie. Amazing grace, how sweet the sound. Ecco Barbara, Urlo Animale, quindi inteso nel senso appunto che gli animali un po' urlano, questa trascuratezza, diciamo, che l'essere umano ha un po' a volte nei loro confronti, no? Assolutamente sì, l'urlo animale poi alla fine siamo noi, sono le persone che portano la loro attenzione su vite che appunto non hanno voce, quindi la loro voce siamo noi e portiamo un messaggio di rispetto, soprattutto un messaggio di scoperta, perché chi si avvicina al mondo degli animali, non umanizzandoli ma rispettandoli nella loro natura etologica, scopre dei mondi meravigliosi, scopre aspetti di se stesso che non riteneva di avere, migliora la propria vita perché impara a godere della vita nei suoi aspetti più microscopici. Si migliora la scala in cui si vive, si migliora il proprio sguardo, migliora la vita, il rispetto delle persone, non solo degli animali, perché comunque portando attenzione a chi è più debole e più piccolo di noi, miglioriamo anche nella relazione con i nostri simili. E questo è fondamentale, quindi diciamo che
va visto anche in questo caso in una prospettiva di una migliore civiltà, di una migliore società che recupera i valori e recupera anche il contatto con se stessa e la propria natura. Allora Josef, già che ci siamo, insomma, dacci qualche chicca sui progetti che ha poi la radio oggi nel presente ma poi nel futuro. Allora, innanzitutto un progetto al quale io tengo molto, che è stato un po' anche il motivo che ci ha portato a conoscerci, è appunto il Karaoke Voice, di cui abbiamo parlato, di cui sono stato ospite nella tua televisione. E quindi spazio alle voci, spazio ai talenti emergenti, spazio alla musica. Ricordo che c'è anche un'etichetta discografica, la Sound Management Corporation, disponibile a produrre i musicisti emergenti di Brescia e provincia, in collaborazione con una delle etichette più importanti a livello italiano, che è quella che produce il marchio Hitmania. Noi siamo sempre disponibili, siamo sempre aperti, la collaborazione è nata, è attiva e da settembre ovviamente vi aspettiamo insieme ad RTB Network per valorizzare ancora di più la musica e i talenti, perché sono la cosa più importante. Oggi pomeriggio, tra le tante cose che vi proponiamo, c'è anche questa, la presentazione della fiaba, la fiaba scritta per bambini, La Balenottera Blu, fiaba con musica per bambini scritta e composta da Sonia Giovanelli. Sonia Giovanelli qui con noi e inizia a raccontarci un po' questa fiaba, che cos'è, come è nata, perché, e poi ce la leggi e facciamo ascoltare anche il CD, perché questa fiaba, oltre che essere raccontata da Sonia, è anche musicata, suonata dal vivo da musicisti di un certo livello. La Balenottera Blu. C'era una volta, nella cameretta di una bimba sognatrice, una balenottera blu che nuotava in una bellissima tazza smaltata di blu. Suoi amici erano una simpatica coppia di evidenziatori blu, una calcolatrice blu, cortese ma un po' rigida, un gattino disegnato su di un cellulare blu, una romantica graffetta blu a forma di cuore, una gomma blu che dimenticava sempre ciò che le si diceva ed infine alcuni pastelli blu dall'animo tenero e sognatore. La morbida balenottera poteva inoltre vantare la conoscenza di un distinto vocabolario blu, di 4 videocassette blu dal carattere mutevole per la verità e di 2 elegantissimi portagioie blu. Su di una mensola poco lontana stava con i suoi compagni orsacchiotti una paperetta azzurra che, ahimè, era ben poco considerata dalla balenottera e dai suoi amici. Nessun libro sull'alimentazione fino ad allora, fino a 5 anni fa, mi aveva convinto così in maniera importante che è meglio non mangiare le proteine animali. Io vengo da un settore ingegneristico, quindi sono sempre stato abituato a fare 1 più 1 che fa 2, 2 più 2 fa 4, e quando ero già a Stadi faceva veramente 1 più 1 il fatto di non mangiare certe cose ma mangiarne altre. E mi è venuta la rabbia, perché ho detto, quando sono tornato a casa, che ero in Inghilterra, sono tornato a casa, ho detto a Nicla, guarda, dobbiamo fare qualcosa, io imprenditore, lei giornalista, ci siamo messi insieme anche su questa cosa, spinti da un discorso, ripeto, di pancia, abbiamo fatto il primo evento con Colin Campbell. Bene, allora qui da Bedizzole veniamo in pace, grazie a Barbara Bacca e a Josef Meloni, a presto.